Riccardo Provedi, coach di una Monini Spoleto che non finisce mai di stupire. Oggi serviva la grandissima prestazione, penso che a livello tattico è stata preparata molto bene questa partita. Sì, io credo che sia stata una bella partita sia dal punto di vista agonistico, tattico e anche tecnico. Alla fine diciamo che queste due squadre ormai si conoscono molto bene, quindi i set si vanno a giocare su poche palle e credo che questa sera siamo stati bravi. Avevamo tanta rabbia dentro per quello che era successo in gara 3 e alla fine si è visto, no? La squadra ci teneva molto a riscattarsi, voleva congedarsi al pubblico spoletino in modo onorevole per ringraziare anche tutti quelli che ci hanno seguito durante l'anno, quindi penso che sia il coronamento di questa serata. Oggi forse qualche elemento non era ancora al meglio della tua squadra, però tu hai avuto sempre fiducia, hai fatto praticamente pochissimi cambi e solo nelle parti non importanti della partita, quindi significa grossa fiducia ai titolari e i titolari hanno sicuramente risposto alla grande. Ma sì, io credo che fossero tutti bene in partita, poi alla fine se esce qualche errore o qualche momento di difficoltà è chiaro che siamo a una finale playoff, quindi ci sono gli avversari, è lo stesso discorso anche per loro, hanno avuto delle fasi buone, delle fasi dove magari hanno fatto qualche errore di troppo, però è chiaro che io mi fido della mia squadra, so insomma che può far bene. Questa sera avevo la sensazione che fossimo sempre in partita, anche se di fatto i tre set abbiamo spesso rincorso, però c'erano gli occhi giusti, c'era la tensione giusta e anche tecnicamente secondo me stavamo giocando bene, quindi avevo una sensazione positiva e così ho scelto. Che cosa significa appunto quello che dicevi te, andare sotto, recuperare e poi superare nei momenti importanti l'avversario? Ma è un segnale di sicurezza nei propri mezzi e capacità di non perdersi d'animo, no? Cioè alla fine noi comunque venivamo da due sconfitte, quindi questa gara penso che avrebbe dimostrato quella che è il reale carattere della squadra, perché poi reagire da una situazione di difficoltà dopo due gare perse è difficile. E invece i ragazzi hanno dimostrato che è un gruppo forte, molto solido e penso che nasca da lì la capacità di invertire la rotta, gesti tecnici pregevoli che avvengono in alcuni momenti della gara, una battuta punto, un muro punto, sono segnali del fatto che tecnicamente la squadra c'è e anche da un punto di vista psicologico secondo me la cattiveria è quella giusta. Gli amuleti ce ne sono tanti per tutti i giocatori e per tutti gli allenatori, tu ne hai due qui che portano spesso, quasi sempre fortuna in questo Pallarota bellissimo. Vittorio Edoardo, che cosa pensate voi di questa gara 5? Che cosa aspetta Spoleto? Si vince o si perde? Beh, è difficile. Va bene, allora sicuramente sarà una gara da vivere con grande emozione, con grande lucidità, una gara 5 che si giocherà sotto l'aspetto tecnico o mentale? Ah, è difficile dirlo, io penso che le squadre sono di livello molto vicino. E è chiaro che non siamo appagati dalla vittoria di stasera, per noi questo era un passaggio, cioè volevamo salutare Spoleto con l'ultima gara casalinga dopo una stagione bellissima e molto lunga, perché questa era la 40ª partita che giochiamo tra campionato e coppa. Adesso la gara 5 sarà secondo me aperta, si giocherà su tutto, bisognerà mettere in campo tutto quello che abbiamo e non so, è chiaro che Castellana è favorita, gioca in casa, però è una gara 5, quindi vedremo.